Alcune classifiche che sono state pubblicate in questi giorni segnalano una serie di elementi strani, chiamiamoli così, che riguardano il nostro mercato del lavoro nazionale ed internazionale. Partiamo dal dato del costo orario del lavoro. In Europa è di circa 28,9 euro l'ora, in Italia 29, e l'Italia si trova in una condizione, per così dire, mediana rispetto al costo medio del lavoro in Europa. Un dato che quindi potrebbe anche far pensare che le cose da noi in fondo sono sostanzialmente accettabili. Quello che invece va però segnalato sono due aspetti. Il primo, che permane in Europa una grandissima differenza nel costo medio, perché dai 29 di media complessivi si arriva fino alla Bulgaria, in cui il costo medio è 8 euro, e quindi potete immaginare la concorrenza sul costo del lavoro che si fa a livello europeo, e questo certamente danneggia un paese come il nostro che punta sulla trasformazione dei prodotti. Il secondo dato è che invece, mentre noi siamo sostanzialmente in linea con il costo medio del lavoro, i nostri salari sono mediamente molto più bassi, cioè continua a rimanere molto forte la differenza tra il costo del lavoro lordo, quello che cioè paga il datore di lavoro, e quello che va effettivamente in tasca ai lavoratori, e questo è chiaramente un elemento molto negativo che colpisce sia le famiglie sia in generale il costo del lavoro. È questa la strada che andrebbe immediatamente ripercorsa. Il secondo elemento invece riguarda un'altra classifica, quella che ogni anno l'Unione Camere, cioè l'insieme delle camere di commercio italiane, pubblica circa la ricerca di nuove occupazioni e le aspettative di assunzione da parte delle imprese. In questo caso abbiamo una serie di segnali che vanno messi in evidenza. Il primo, il nostro mercato del lavoro, sia pur con qualche timido cenno di ripresa, resta inferiore al tempo pre-Covid, nel senso che complessivamente a livello nazionale abbiamo un numero di lavoratori che vengono ricercati dalle imprese che è inferiore a quello che accadeva negli anni passati. Il secondo dato che va posto in evidenza è la grossa distanza tra un pezzo e l'altro dell'Italia. In Lombardia, per esempio, sono quasi 70.000 i posti di lavoro che si aspettano nel mese di dicembre, in Campania soltanto 23.900, con un ulteriore calo rispetto al recente passato. Insomma, sostanzialmente abbiamo un mercato del lavoro a velocità differenti che va in qualche modo contrastato con delle iniezioni di azioni e misure, per esempio quella della decontribuzione al sud è molto importante in questa direzione, come anche ridistribuire in modo più utile ed intelligente le risorse che riguardano il reddito di cittadinanza, che deve essere messa in evidenza e deve essere avviata, come sembra voler fare in queste settimane il governo. L'ultimo tratto, che pure va posto in grande evidenza, è un altro elemento drammatico, e cioè il fatto che nel nostro paese e ancora di più di nuovo al sud c'è una grossa distanza tra i posti di lavoro che le aziende vogliono coprire, ma che per le quali chiedono delle specifiche competenze professionali, e quelle che invece riescono a reperire effettivamente sul mercato. Per restare alla Campania, pensate che il 42% circa dei posti di lavoro che le aziende sono disposte ad assegnare ai lavoratori restano scoperti perché non si trovano professionalità in questa direzione. Ecco perché dobbiamo fare un grande investimento anche sulla formazione professionale, ma quella vera, quella che cioè è costruita insieme alle imprese e che vada nella direzione di formare lavoratori di qualità che rispondano alle effettive necessità produttive delle nostre aziende. Faremo una cosa ottima sia per le nostre imprese, perché le renderemo più competitive, sia per i nostri lavoratori, perché gli offriremo una effettiva possibilità di occupazione. Si può fare anche con i fondi pubblici, non dimentichiamo che le regioni, in particolare al sud, hanno una grande dotazione finanziaria per questo tipo di investimenti che viene direttamente dall'Europa e che dovrebbe essere messo a punto con un'azione di sistema. Dove le regioni non sono capaci di farlo, ci dovrebbe pensare, ed è questo il nostro auspicio, il governo con una cabina di regia che vada a stimolare delle opportunità di organizzazione del mercato del lavoro e della formazione professionale in linea con queste esigenze. E con questo potremo dare finalmente una spinta al lavoro, quello vero.